Stroncato spaccio di cocaina e hashish a Figline Valdarno in un bar a fianco ad una scuola, due arresti e una denuncia, due tunisini in manette e il barista. Indagini dal 2005 al 2017. Incidente sul lavoro quest'oggi a Terranuova Bracciolini, sul posto l'elisoccorso Pegaso. Un 46enne colpito da un macchinario è stato trasportato a Careggi per trauma facciale, non in condizioni gravi. Gravi invece le carenze strutturali al Seristori, con lesioni e infiltrazioni d'acqua. I Copas sono sul piede di guerra e dopo un sopralluogo minacciano di rivolgersi alla Procura della Repubblica. Forti piogge in queste ultime ore nel territorio. A Montevarchi esplode una fognatura e allaga un cantiere edile. L'acqua ha raggiunto anche i 2 metri d'altezza. Nella zona nord di Montevarchi non è il primo caso. Intensa giornata valdarnese per Roberto Speranza. Tappa fondamentale l'incontro con gli amministratori dell'IPV e la visita al monumento dei caduti alla Resistenza a Castelnuovo dei Sabbioni. La clinica Riabilitazione Toscana, oggetto di un'indagine da parte dell'Istituto SVG. Buoni i risultati del sondaggio telefonico fatto sui cittadini presi a campione. Il 10 di maggio Papa Francesco sarà in Toscana per visitare Loppiano e Nomadelfia. A Loppiano arriverà alle 10 del mattino con l'elicottero, dove sosterrà alcune ore in preghiera. Per lo sport calcio, la Fiorentina prova a rialzare la testa e ripartirà da Bologna con Falcinelli e Dabò, i nuovi arrivi già a disposizione. Per la Serie D arriva il derby del Valdarno. A Montevarchi sarà Aquila Montevarchi San Giovannese. Forti le misure di sicurezza, chiuse strade, divieto di vendita bevande e biglietti nominali. In eccellenza invece il Valdarno, per provare ad agganciare la zona playoff, se la vedrà contro il Grassina. La Bucinese invece a Borgo San Lorenzo contro la rivelazione del campionato Fortis Juventus.